La famosa saltatrice. No, quella era Ciolanka Sbilenka. E non mi ricordo. Mi ha matchato con un veteran, sì. Ma mi hanno lasciato la giungla? Boh. Mi hanno lasciato la jungla, la gente della jungla. No, non so se si dice così. Silver, per quello ho fatto un video per quali oggetti potenziare. Quindi ho spiegato, insomma, quali oggetti portare al 30, perché e se giochi determinati Pokémon, eccetera, eccetera. Insomma, tutto. Bel lanciafiamme e si va. Per fortuna che giocano Machamp. Per fortuna. Caco. Tutte per me, eh? Troppo gentili. Mannaggia. Ho fatto la scorpacciata qua. Solo exp dalle apette. Minghie. Ah, questo sta qua. Rischiato un po'. Mannaggia. Però vabbè. A casa la kill. A casa la kill. Che va facendo questo? E sarai veloce come veloce il Rabut! Ok. Qui. Dai, ragazzi. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Ma che era? Ma che era quel disastro? Madonna, mi hanno denunciato per aver fatto quello. Oh! E mi hanno proprio denunciato. Mannaggia. Lo che. Ah no, è zompato di là il questo. No, no, non è più zompato di là. Vabbè. Lorenzo non fa niente se litigano la giungla. Non ti preoccupare. Tu gioca. Tu gioca e dai il tuo meglio. Purtroppo è così. Devi tenere una mentalità che non devi andare FK, devi dare il tuo meglio e cerchi di stilla Zapdos. Quello è. Come mai lancio fiamme? Perché l'hanno buffato tantissimo. Fortissima, guarda che velocità mi dà. Velocità di movimento pazzesca. Sì, per salire in Master. Proprio per toccare il master, pazienza maggiore e bravura, sì, esatto. Che poi, se ci gioca un bambino, non ha problemi perché non capisce se sta sbagliando, insomma. Non gliene frega anche.
Lui fa le kill. Punto. Cioè, meglio, guarda. Meglio forse essere piccolini. Come ho detto, già fratellino di Eddie, 10 anni ed è master. Ma sono sicuro che anche i miei fratelli, se ci giocassero, sarebbero master. E giocano già a LOL, quindi. Aiuto. Dopo, magari in queste situazioni, non lo so, ma la maggior parte di voi sarebbe morta, per dire, per dire. Lo so, però devi cercare di fare la differenza quando puoi. Tu saresti scappata, vedi, anche questo fa la differenza. Tu non pensi magari ad una giocata perché non conosci i limiti tuoi e del tuo personaggio. Io magari conosco meglio i limiti di Charizard, per dire, come in qualsiasi altro Pokémon che gioco, e ho visto la giocata. Ma non c'entra range o non range, questo è un esempio, un esempio. È un esempio nel senso di puoi vedere la giocata e oddio. E farla magari un po' al limite. Ho rischiato la giocata qua, assolutamente. Qua ad esempio so che mi fa. Continua così. E invece. Un po' stupidino lui, però. Vedi, qua sono stupido. Molto. Eppure stilato il coso. Problema è che non c'ho la ulti per Zappi. Questo è un grande problema. Vabbè, rimani pure lì dentro, muori da solo, cioè. Ok, l'hanno fatto loro. Minchia, neanche so ho fatto il tempo ad arrivare. E vattene, che te devo dire, insomma. Ok, l'ho fatto. Chi lo butta giù questo? Ah, c'avevo la ulti, cavolo. Passeggio con un HP in giungla avversaria. I limiti di Charizard, chi lo sa, chi lo sa. Passeggio con un HP in giungla avversaria, killa. Zera ora. E poi scappa da Venusaur. Continua Questi così. sono i limiti di Charizard. No. Annaggia, annaggia. Però. Però. Io che riesco a fare danno direttamente sulla vita. Stoppo uno che sta scorando grazie allo Scorshield. Ah. Bella domanda questa.
No, la Muscle è al 29. Ultum Minion. No, non me lo faltava. Charizard, fuoco bomba. Ah! Charizard, flash. Fine partita. Hai vinto. Mannaggia. Vedi, però basta divertirsi. Basta divertirsi e si vince. Charizard giungla. E qual è il problema?